pomeriggio e ben ritrovati al nostro appuntamento abituale con l'ora del libro! Come vi ho annunciato nell'ultimo video, di ricapitolarvi un pochino tutte le attese più succulente e più prelibate che ci aspettano in questo autunno-inverno 2017. No, 2016. Siamo ancora nel 2016, Anita! Non corriamo! Io ho preparato dei fogliettini come una brava reporter, perché sono davvero tantissime le uscite che voglio segnalarvi e oltretutto le ho suddivise, quindi partiremo dalle uscite letterarie, quelle che a mio parere attendo con maggiore ansia, con maggiore trepidazione, poi passeremo alle uscite cinematografiche e poi finiremo con le uscite televisive, quindi tutte le serie TV che mi hanno intrigato, i cui trailer mi hanno incuriosito parecchio, e poi perché sono molto affini ai miei gusti letterari o comunque i miei gusti di genere. Allora, cominciamo con i libri. I titoli che andrò a nominarvi adesso sono tutte uscite di ottobre. Partirei proprio da un'uscita di una nostra nostra autrice italiana, Sara Bianca Feline, una pubblicazione Lane, che arriverà nelle librerie il 13 di ottobre, quindi tra pochissimo. Poi abbiamo Licia Truisi che ho messo per seconda, La saga del dominio, Le lame di Mira. E uscirà il 25 ottobre, però sarà presentato, debutterà ufficialmente a Lucca Comics and Games, quindi il 30 ottobre. Ha rappresentato molto per il fantasy italiano e tuttora lo difende e lo custodisce, e ritorna con una saga high fantasy che sono sicura ci regalerà un sacco di emozione come ai tempi di Gnalle e delle cronache del mondo emerso. Poi abbiamo Fuga dal paese delle meraviglie di Elisa Puricelli Guerra, che uscirà il 18 ottobre. Elisa Puricelli Guerra scrive dei romanzi per ragazzi che sono dei veri gioielli, insegnano tantissimo, divertono, sono intrattenimento, evasione, ma anche formazione e crescita, quindi io vi suggerisco di leggerla. Devo recensirvi qualcosa di suo perché adesso mi sto ricordando, ho mancato a questo compito. Continuiamo con La principessa perduta di Sutherland. Allora, Sutherland ha scritto già per Battello a vapore, quindi PM ragazzi, e questo è il secondo volume, infatti, La principessa perduta di una saga fantasy. Il primo volume, non ricordo il titolo, però ha a che fare, ci sono i draghi di mezzo, perché in entrambe le copertine abbiamo due bei dragoni colorati. Continuiamo, Rainbow Rowell, Fangirl, il 18 ottobre per la PM. Questo romanzo ha fatto parlare tantissimo, ha fatto discutere tantissimo, io non vedo l'ora di leggerlo perché Rainbow Rowell l'ho conosciuta già con Eleanor and Park. Mi era piaciuto a metà la scrittura, assolutamente unica e inconfondibile, molto incisiva e molto emotiva, però la storia in alcuni punti a mio parere si perdeva. Con Fangirl spero proprio di no, anche perché ho aspettative altissime. Dai, devi arrivare il 18 ottobre subito, perché io lo voglio. Joshua Ken, Shadow Magic. Questo è il primo volume di una saga che arriverà per la De Agostini il 18 ottobre. È una copertina fantastica. Continuiamo con Ransom Riggs, La biblioteca delle anime. Finalmente arriva in Italia per la Rizzoli il terzo volume della Casa per bambini speciali di Miss Peregrine, che ho notato è stato ristampato e hanno cambiato un po' la dicitura del titolo, forse sposandola con quella utilizzata per la pellicola cinematografica La casa per ragazzi speciali di Miss Peregrine. Però comunque io questa saga voglio concluderla, ho ancora da leggere Hollow City e non vedo l'ora di recuperare, perché il primo volume mi era piaciuto non tanto, tantissimo, troppissimo, e sono molto affezionata a Miss Peregrine e a tutti i bambini speciali, quindi voglio tornare a rivederli e a riabbracciarli. Scandiamo bene le parole, Anita, non ce le mangiamo. Holly Black and Cassandra Clare Magisterium 3 uscirà il 25 ottobre. Magisterium 3, l'era del ferro, se non mi sbaglio. Però c'è chi lo ha letto già in inglese e ha detto che il libro ha preso un po' di scivoloni. Io ho letto soltanto il primo, che mi è piaciuto, mi è strapiaciuto, perché all'interno c'è un'idea pazzesca. Però non ho letto il secondo e non ho letto il terzo, magari li prenderò, li raggrupperò insieme, li leggerò in modo continuo, a fasi continue, e a fasi continue non so se abbia molto senso, però insomma avete intuito cosa io voglio dire,
e vi farò sapere. Proseguiamo ancora. Neil Gaiman, Tiger Warnings. Questo libro è interessantissimo ed è un libro che raccoglie un'antologia di racconti di Neil Gaiman, però dei racconti più spaventosi, di quelli che proprio vanno a scuotere la coscienza e vanno anche un po' a disturbarla. Neil Gaiman è un produttore proprio di incubi, di sogni e deliri, di incubi un po' come King, quindi utilizza la creatività per dare vita però a cose di cui bisogna avere paura. Non voglio perdermi questo libro, non so come farò a prendermeli tutti, però in un qualche modo farò una rapina in banca. No, vabbè, scherzo, però in qualche modo ci riuscirò. Proseguiamo. Il risveglio di Sunshine. Oddio, ho dimenticato di scrivere l'autrice, però comunque questo è il sequel, uscirà il 19 ottobre ed è il sequel per la Sperling e Kupfer, o per la Giunti, perché mi dimentico le case editrici? Ed è il sequel di Queste oscure presenze, o Un'oscura presenza, oddio, non ricordo neanche il titolo del primo, però si tratta di quei romanzi che hanno un po' cavalcato l'onda del successo di una youtuber che ha cominciato a pubblicare sul suo canale YouTube le vicissitudini del suo trasferimento in una nuova casa che a quanto pare è infestata da spettri e spiriti maligni che hanno perseguitato questa povera ragazzina. Va, crediamo ai culti del soprannaturale, va, ci sentiamo un po' esoterici, ci piace. Continuiamo, 25 ottobre, Sarah J. Maas, La Corona di Fuoco. Oh, alleluia, alleluia, alleluia. Sarah J. Maas rientra in Italia con La Corona di Fuoco, anche se all'estero ha prodotto una caterva di altri romanzi, e io non vedo l'ora che arrivi, perché hanno ristampato anche i primi volumi precedentemente pubblicati della saga di Throne of Glass, Il Trono di Ghiaccio, con l'antologia La Lama dell'Assassina, finalmente in edizione cartacea, accorpata e fantastica, con le copertine che imitano un pochino quelle inglesi, se non erro, sì, quelle inglesi, no, americane, quelle americane. Ed è fantastico, la Mondadori ci riserva delle sorprese inaspettate che ci riempiono, ci strapazzano i cuori di gioia, quindi grazie Mondadori. Ma noi attendiamo anche ACOTAR, perché a maggio uscirà il terzo volume di questa serie meravigliosa, che è veramente stupefacente e deve arrivare anche in Italia. Capito Mondadori? Deve arrivare, è un ordine, non si può discutere. Storia di illustri Shadow Hunters, abitanti del mondo dei nascosti, il 18 ottobre, sempre per la Mondadori, copertina molto rinascimentale quasi, mi piace lo stile che è stato utilizzato per questa cover e non vedo l'ora di stringere tra le mani anche questo libello, perché racconta i personaggi di Shadow Hunters con le illustrazioni di Cassandra Jane che sono meravigliose. 13 ottobre, Sally Green, Half Lost, questo è il terzo volume conclusivo della saga di Half Bad, che io ancora non ho letto, ho a casa il primo volume, non vedo l'ora di tuffarmici, anche perché chi lo ha letto l'ho amato, poi l'ha odiato, poi l'ho amato, però comunque di base c'è amore. Il 20 ottobre arriva per la Newton Dreamology di Lucy Keating, che è un libro che per esempio Chantal di Fairy with Hobbit Feet ha già letto e ha trovato un po' così e così, un po' altalenante. Mi interessa, mi intriga, è una storia contemporanea, un romance contemporaneo per young adult con qualche spunto anche soprannaturale, supernatural. Il 18 ottobre arriva un'altra delle uscite che io attendo proprio con la tachicardia, Illumine di J. Christoph and Amy Kaufman, oddio, non so come si pronunci. Questo è il primo volume di una saga sci-fi ed è anche impaginata, scritta in maniera veramente strana e stravagante, e secondo me ha un sacco di genialità all'interno, ha un sacco di punti di forza e di virtù, infatti non vedo l'ora di avere questo libro e di recensirlo per voi. Proseguiamo, novembre, 9 novembre di Colleen Hoover, il 6 ottobre, quindi questo libro è già uscito ed è arrivato in ebook, se non mi sbaglio, per la Leggere Editore. Colleen Hoover è una di quelle autrici che io ho amato in alcuni libri e ho odiato in altri, però voglio sempre concedermi la possibilità di leggerla perché secondo me ha delle trovate molto piacevoli e molto giuste e interessanti che vanno così a scalfire un po' le corde del cuore, vanno a toccare dei temi anche abbastanza delicati. Poi abbiamo The Siren di Keira Cass, il 6 ottobre, anche questo è già uscito per la Sperling & Kupfer o Kupfer. The Siren è il primo volume di una nuova saga di un'autrice che è la regina per eccellenza dei distopici ambientati a corte, perché lei ha dato vita a questa saga di The Selection che si girava voce, si era sparsa voce dovesse divenire anche una serie TV. Noi speriamo di sì, mettiamo le dita incrociate. Io non ho letto tutti i volumi, ma lo farò.
perché il primo era così tentennante, poi secondo me si riprende molto e si accresce il pathos e anche l'adrenalina nei successivi. E niente, è stato un romanzo folgorante perché appunto lo ha approvato la critica e lo hanno approvato i lettori. Allora, per quanto riguarda i libri, io avrei finito. No, aspettate, sì, avrei finito. Queste sono le uscite che io attendo proprio con tantissima ansia. No, ne ho dimenticata una che però arriva, oddio, non mi ricordo quando, è il nuovo libro di Virginia De Winter. Non mi ricordo però quando esce, ve lo dico alla fine perché adesso passiamo ai film.